benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovate in sala a cucina, insomma nel cuore della casa, perché il pomeriggio c'è una luce bellissima che entra dalla finestra e quindi ho deciso di sfruttare questo fascio di luce finché ci sarà. Probabilmente durante il video la luce cambierà, perché ovviamente stiamo utilizzando la luce naturale. Oggi, come vedete, ho iniziato la mia giornata con molta calma, ho guardato la mia agenda, poi ho segnato delle cose, ho bevuto il mio caffè, ho fatto la mia colazione, che anche questa non ve l'ho ripresa, però tutto bene, ho fatto con estrema calma, mi sono dedicata a me. Infatti continuo dopo la doccia, dopo essermi insomma preparata per realizzare questo video con voi, volevo applicare questi due prodotti che mi sono stati inviati ultimamente dalla Freshly Cosmetics. È un brand che io non conoscevo, tutti prodotti con formule innovative per una pelle sana, ovviamente sono prodotti naturali. Adesso applicheremo insieme lei, sono molto curiosa della maschera. Questa qua si chiama Emerald Clay Facial Mask, la potete trovare anche questa sul sito. Ma qua dice di stendere con le dita su viso, collo e décolleté, forse per attivare i principi attivi della maschera, perché si sa che il polpastrello scalda e quindi magari io ho già preparato il mio pennellino, invece no, l'applicheremo con le dita 5-10 minuti e poi la rimuoviamo con acqua tiepida. Ma che cos'è questa maschera? Che cos'è questo trattamento che mi hanno inviato? Questi qua sono alcuni dei prodotti che vendono su Freshly Cosmetics. Io ringrazio tantissimo per l'invio. Questi qua che utilizzeremo insieme oggi sono prodotti specifici per l'acne, per la pelle impura. È una cosmetica naturale e vegana, quindi per questo non vedo l'ora di provarla e vedere la mia pelle come reagisce. Ma la Emerald Clay Facial Mask controlla la produzione di sebo e elimina le tossine sul vostro viso e quindi aiuta a migliorare le condizioni dell'acne, se ne avete appunto. Comunque è un'ottima soluzione questa maschera se volete proprio purificare la pelle. Infatti all'interno contengono un sacco di prodotti, ma io non me li ricordo, quindi ve li scriverò o ve li dico in modalità robotica. Carbone attivo, argilla, alghe marine, enzimi vegetali. E grazie alla combinazione di carbone attivo di bambù, argilla, caolino ed ectolite, questa maschera, come vi dicevo, controlla la secrezione sebacea. E questa innovativa formula contiene un attivo rimineralizzante dell'acqua di mare. Ciò vuol dire che avrete la pelle dell'aspetto sano, luminoso, e poi all'interno contiene anche liquirizia che è antinfiammatoria e antiossidante. Contiene l'attivo di alga rossa abbinato all'alga spirulina ed è per questo che le dà questo colorino verdino. Quindi dona un'immediata idratazione contenendo all'interno anche vitamine, proteine A ed E. Quindi io procederei all'applicazione, ha detto di applicarla con le dita. Iniziamo insieme questo fantastico viaggio verso la purificazione dell'acne. Oddio, la consistenza è bellissima, ve la voglio far vedere, zoomata. È cremoso ma compatto e mi sembra tipo quando faccio le glasse per i dolci, oh mio Dio. E applichiamo questa maschera con movimenti circolari. Oh mio Dio, che profumo di fresco. Ci voleva proprio questo restauro. Oggi mi sono svegliata con una gioia di vivere pari a zero e come vedete da questo bernoccolino ho anche picchiato la testa contro il mobile. Io stavo raccogliendo una foglia morta di questa pianta e mi sono alzata, cioè convinta di essere lontana dall'angolo perché l'ho anche visto, però non l'ho visualizzato bene. Come ha detto la mia amica Sara, evidentemente non hai preso le misure mentre ti stavi abbassando, infatti ho preso in pieno il mobile. Mi ha dato una svegliata pazzesca. Io direi che Gino il bernoccolino non lo andiamo a toccare più di tanto perché questa parte della fronte mi pulsa e mi fa parecchio male. La metto però in questo punto la maschera perché in questo punto tendono ad uscire i brufoletti, quindi trattiamo proprio queste zone. Comunque ne serve veramente poco essendo molto thick, spessa. Bene, dopo aver chiuso questa maschera io aspetto intanto che faccia il suo effetto e dopo applicherò lui. Vado anche a lavare le mani magari. Questo qua invece è il Azelaic, come si pronuncia? Azelaic Radiant Face Treatment. Non so se l'ho pronunciato giusto, però questo adesso vi spiego che cos'è. Questo è un trattamento viso invece che include 7 tecnologie naturali multifunzionali per il trattamento di acne, rossori, pruriti, capillari dilatati, infiammazioni, anche i segni causati dall'acne, io sono piena, e la cuperose. E lo potete utilizzare la mattina e la sera prima della crema idratante. È adatto a tutti i tipi di pelle, anche quelle più sensibili, mature e reattive, proprio perché non irrita e non secca e non lascia nemmeno la pelle comunque lucida o grassa. E anche qua un mare di ingredienti che vi scrivo, perché questo è un concentrato proprio per prevenire e per curare. Infatti i risultati li notate nel tempo. Io continuerò ad utilizzarli per vedere il cambiamento della pelle. Nonostante il dolore alla fronte che sta iniziando a diventare un mal di testa generale, sto bene. Sono stata un po' male nell'ultimo periodo perché mi sono raffreddata per colpa dei condizionatori, ma vabbè. E poi ci sono state delle cose che mi hanno molto smossa, ricordi, pensieri. La mia pelle beve un sacco, la maschera mi sta continuamente idratando, cioè sento la maschera fresca, come se
lasciasse sempre un po' di idratazione, però in queste zone è secca, io invece non la sento secca. Giusto per essere chiari, per darvi questa chicca, che nell'info box tra l'altro c'è un codice sconto valido per sempre di questo brand, se volete andare a fare un giro su Freshly Cosmetics vi lascio tutte le info giù. Bene raghi, pelle morbidissima, pulitissima, fa quasi attrito il dito, però è morbida, cioè non riesco a spiegare. Wow. Prontissima per applicare il trattamento, 4 pump. Lo vado ad applicare dall'interno, massaggiandolo verso l'esterno. Aveva ragione la descrizione, non la lascia né secca e né lucida, grassa. È giusta, normale. E sì, è già asciugato. Mi piace tantissimo. Check this out, perché è veramente strabuoni, 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 strabuoni. Vado ad applicare la crema idratante e arrivo. Welcome back, my pelle is very, very bella. E mi spiace quasi truccarmi, sarò onesta con voi, ma partirò a farmi le sopracciglia, partirò e me ne andrò via. Andrò a farmi le sopracciglia, questo qua è di Kat Von D, io non so perché, non ho mai le etichette, comunque c'è scritto 20, non so se è il numero della colorazione, penso di sì. Sto utilizzando questo colore perché è perfetto per le mie sopracciglia, è freddo, giusto, non lascia colorazioni aranciate, che ogni volta per trovare il pottino della vita è un bel casino. La particolarità di questo prodotto è che si stende meravigliosamente, posso lavorarlo e sfumarlo, e dura fino a che non vi struccate, è veramente ottimo. Il sole sta per venire da me, io tra un po' mi ustionerò. I know that they are very very scure e qua sta aumentando la luce in un modo esagerato. Scusate, vi ho spento un po' la luce perché qua sta diventando una cosa molto particolare, una sfida con me stessa a truccarmi in questa posizione e ci piace. Su Instagram vi avevo consigliato un correttore, il correttore di Too Faced, il Born This Way, che io di solito lo applico come base perché è un po' più scuro, quindi per andare a contrastare l'occhiaia, e poi applico ultimamente, mi sta piacendo tantissimo, lo Shape Tape di Tarte. Quando vi ho fatto la foto su Instagram vi ho detto questi qua sono i prodotti che utilizzo, peccato che ultimamente ho proprio finito il Born This Way. Oggi con voi sto andando ad utilizzare questo qua di Pupa, che è l'Extreme Cover Concealer. Questo qua cancella abbastanza le occhiaie, diciamo. Poi adesso vado ad applicare comunque quello più chiaro. Diciamo che è questo quello che faccio per contrastare il tutto. Wow, che texture, che pori. Cioè già vedo un cambio. Comunque fare la maschera prima di truccarsi è un'ottima idea. Sta arrivando il sole e io sto per collassare dal caldo. Avevo detto che casa mia è fresca, cheat. Invece sta iniziando a diventare un forno perché il sole sa che io sto registrando e quindi arriva dalle mie parti. Come va voi? Io volevo chiedervi scusa se 2 settimane fa non vi ho pubblicato il video. Questo perché non sono stata tanto bene, ho avuto proprio, sapete, il ciclo, no? Quella cosa che vi sconvolge, ecco. Ho avuto il ciclo, poi mi sono anche raffreddata, che ho preso freddo con i condizionatori dei mezzi e quindi yeah. Ora mi sono, diciamo, ripresa, però ho costantemente questo senso di pigrizia che sta aumentando e l'estate ogni volta mi fa sentire così. Ogni volta che sta per arrivare l'estate sono contenta che arrivi l'estate, poi arriva l'estate e non sono più contenta perché divento una pigra, più del solito. So che questa cosa affligge molti di voi e mi dispiace tantissimo, vi sostengo, vi sono vicina, I feel you sisters. Ma comunque dobbiamo riuscire a trovare la forza di vivere nonostante questa vada e venga. Volevo utilizzare con voi la palette Unconnected di Mulac Cosmetics che mi è arrivata settimana scorsa. Questi sono i colori, stra pigmentati, accesi, perfetti per ogni look. Ci sono dai colori più semplici a quelli un po' più stravaganti. Utilizzerò Interference e Black Apocalypse, che sono il nero e questo duochrome verdino-azzurrino. Applico Current Mood qua nella piega dell'occhio. Con il nero vado a fare un po' un eyeliner così. Abbastanza dritto, non lo porto troppo in su, mi piace che mi allunghi proprio l'occhio senza andarlo ad alzare troppo. Il sole sta continuando a selezionarmi come vincitrice dell'illuminazione dell'anno. Ok, I'm ready to apply Interference, cioè wow, e lo vado ad applicare qui così alla buona perché voglio provare a vedere come esce.
voglio rendere più intenso l'eyeliner, quindi riapplico il nero. Sfuma, 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 sfuma. Raga, comunque sono molto contenta perché ho comprato un libro l'altro giorno. Dopo aver fatto la mia solita colazione, sono entrata in libreria e mi sono messa a spulciare un po' di manga e libri in generale. Mi stavo leggendo un po' di titoli, mi sono detta tra me e me sarebbe bello iniziare qualcosa. Mi sono fatta consigliare dalla commessa della libreria un libro, è Il Signore delle Mosche. E mi è piaciuto particolarmente perché me lo sono letto in 2 giorni. Non mi era mai successo di finire un libro in 2 giorni, ma non perché sia particolarmente favoloso, cioè nel senso è un bel libro fatto bene, scritto bene, dettagliato bene, ci vuole un certo impegno per leggerlo perché tante volte mi sono dovuta rileggere le pagine perché non avevo capito l'andazzo, insomma. Però è strabello, veramente mi è piaciuto perché ha raccontato in un modo così semplice e naturale la spiegazione poi di come si comporta in realtà l'uomo nella vita di tutti i giorni, ecco. Tante volte perdiamo anche il controllo, perché perdiamo il focus, perché ci dimentichiamo cos'è veramente importante. Questo libro ha fatto riaffiorire in me diverse tematiche, diverse cose in cui ho sempre creduto, anche grazie al periodo storico che è stato, un pensiero generale sul come stiamo vivendo, dove stiamo andando e perché lo stiamo facendo. Non so, mi ha riportato un po' a galla queste cose, mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca, ad essere onesta. Mi è piaciuto tanto e ve lo consiglio particolare. E la cosa strana appunto è che io l'ho letto in 2 giorni, quindi volere è potere. Devo dire che questo look aggressive non mi dispiace, voglio caricare un po' di più la parte centrale e illuminarla perché penso che non abbia la giusta luce. Sarebbe da contorizzare anche questo bernoccolo che aumenta la sua grandezza, ma faremo finta di niente, faremo finta di non averlo visto. Come vedete sto applicando un balm rosso come blush. Questa cosa la faccio spesso perché idrata tantissimo questa zona e mi piace il colore che lascia e la texture sulla pelle, perché non abbiamo settato niente, quindi comunque il prodotto non si è opacizzato, non si è seccato. E con questo vado a ridare un po' di natural glowing. Ok, da questo lato si vede meglio il make-up perché di qua siamo completamente sotto il sole, non si vede. Questo è il make-up finito, la mia pelle è stra idratata. Ma che bella! Ma wow, ho la pelle super idratata, nonostante io abbia utilizzato un fondotinta secco, ma come avete visto dalla skincare precedente, dall'applicazione dei prodotti giusti, il tutto rimane molto idratato e compatto allo stesso tempo. Mi piace il fatto che non sono andata a fissare niente, soprattutto in questa zona qua degli occhi, che grazie al trattamento applicato prima, che comunque dovete stare lontani dal contorno occhi, però il trattamento che ho applicato prima, ho notato che mi ha fatto uno strato protettivo e mi ha evitato le classiche rughettine eccessive. Cioè le rughettine qua ci sono sempre perché sono quelle espressive, quindi comunque è inevitabile che un po' di prodotto vada nelle rughettine. Però la cosa che ho notato è che è più compatto, cioè è meno umido, è più asciutta la zona, nonostante sia idratata, ecco. Quindi stra approvato. Vedremo nel corso del tempo e l'utilizzo di questi prodotti, secondo me ci aggiorniamo poi su Instagram sulla continuità dei prodotti per farvi vedere la reazione sulla pelle. E niente, io sono pronta. Vi ringrazio per aver seguito questo video molto chill, scusate per i cambi luce, per la luminosità che continuava a cambiare, però appunto la luce del giorno è così. Spero che questo video vi abbia tenuto compagnia. Se volete più info vi aspetto nei commenti e anche su Instagram ovviamente. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!